presa per direttissima. Buongiorno a tutti, oggi giornata particolare perché siamo al 4 di novembre dove l'autunno è inoltrato, ma è arrivato anche l'inverno tutto insieme. Che roba, Punta Trenta e Trieste completamente bianche. Oggi quindi eravamo venuti per fare Punta Trenta e Trieste, tenteremo comunque di farla nonostante l'attrezzatura non è buona, ma quando noi demo salì, c'è poco da fare, vero sì? Dall'estate siamo passati in pieno inverno, non si aspettava questo spettacolo, fighissimo, bellissimo. Però mi sa sopra ci ha trovato un po' di vento, quindi vediamo un po' se siamo attrezzati giusti oggi per affrontare. Per niente. No. Infatti Saretta, che cosa dici Saretta della nostra attrezzatura odierna? Male, malissimo, fa freddo, non abbiamo niente, aiuto! Con noi, il ritorno anche questa settimana. Ciao a tutti. Alessio, ma lo chiameremo il vichingo. Bravi, bravi. Già l'avevo ribattezzato vichingo. Meno male. Senza saperlo. Io sono vichingo dentro. Ti ho descritto come vichingo. Dai, ai miei amici chi c'era? C'era il vichingo. E poi, con noi, terza settimana consecutiva. Non consecutiva, ma quasi. Non si arrende. Anche se oggi tutta sta neve, secondo me era meglio se andava a scalare, non lo so, devo provare sta approccio alla neve, vediamo sì. Oggi come va. Oggi Donatella doveva andare in parete, in Falesia, ma ha preferito il trekking, si sta preparando per la Patagonia e quale migliore occasione che non affrontare queste montagne in queste condizioni senza attrezzatura. Però vedo una bella notizia, quando farà un po' più freddo ho un bel litrone di tè bollente. Stavolta se lo teniamo per dopo. Hai spiegato la tazza? Niente ragazzi, quindi posso solo augurare una buona visione e speriamo nell'uscita di un bellissimo video. E comunque Saretta, prima che vi lascio vedete di una cosa. Iscrivetevi al canale. Buona visione. Allora, la nostra partenza è Capo di Pezza 1535 e la nostra direzione è Rifugio Sebastiani, da dove poi attaccheremo per la Punta Trenta e Trieste. Il sentiero è il sentiero 1 e siamo arrivati qui con la Jeep, con le macchine normali non consiglio perché c'è uno serrato abbastanza importante. E qualcuno ha altri commenti da dare a chi viene qui a fare questo trekking? Non venite oggi. Bene, ottimo, possiamo partire. Proseguiamo per l'1A, direzione Sebastiani, a 50 minuti. Oggi abbiamo trovato la giornata più bella se potesse trovare. Ecco
ecco qui sulla nostra sinistra una cima di Pezza e di fronte a noi Sebastiani. E invece sopra di noi, che abbiamo fatto a inizio anno insieme a Saretta Alfonso, il costone orientale. Silvano Alfonso, non ci viene più con noi. Occidentale. Occidentale lì e orientale dietro. Sopra. E lì vanno al costone. Viva Cotur. Ma c'è già... Quanti letti? Sì, questo è sempre aperto perché è proprio invernale d'emergenza. Quindi qui un bel bivacco si potrebbe fare, e fare le altre cime. Tre letti insieme, cazzo. No. Mi piace. Bello, Mi piace tanto. Sì, non fare se non fa. Sto cercando. No, no. Ci lasciamo dietro il Sebastiani e andiamo verso le creste di Cima Trento e Trieste. E guarda tu, perfetto ragazzi, adesso c'è da divertirsi. Adesso proviamo questo traverso e poi andiamo lì la cresta che ci porta Cima Trento e Trieste. Lino. Che giornata ragazzi, spettacolo! Ci siamo, finì la prima vetta di giornata. Drone. È il vichingo che arriva! Adesso proseguiamo per tutta Trieste. Andiamo giù cresta cresta, ci andiamo su verso la seconda vetta di giornata. La macchina è laggiù al parcheggio, quindi seconda vetta di giornata, dopodiché si riscende giù per l'altra vetta che non so come cazzo si chiama e poi andiamo giù a fare. Pronti? Direttissimo. Ho fatto Monte Amaro. Abbiamo fatto tutti Monte Amaro qua. E quindi se lo fa. Andiamo a usare dritta. Ci siamo.
Radona a Punta Trieste. Il Vichingo. È grande zio! Punta Trieste, Punta Trento l'abbiamo fatta con la neve, non sapevamo niente e ci abbiamo le ciabatte invece delle scarpe. Andiamo da Trieste e facciamo la cresta adesso che ci porta quest'altra vetta qui e poi andiamo giù al canalone. Verso l'ultima vetta di giornata. Tre vette oggi, tre cime. Questa giornata fantastica. Terzo 2000, capo di pezza.